Poco tempo prima del congresso ad Acapulco, Monsignor Corrado Balducci ha rilasciato, uno degli organizzatori del simposio, importanti dichiarazioni sulla realtà della visita extraterrestre sul nostro pianeta. Una testimonianza veramente autorevole. Monsignor Corrado Balducci, esperto demonologo del Vaticano, ha più volte affrontato, attraverso vari mezzi di comunicazione, controverse tematiche quali il terzo segreto di Fatima o la vita dopo la morte. Nel mondo ufologico è noto già da alcuni anni per aver rilasciato varie volte dichiarazioni sulla realtà della presenza extraterrestre sul nostro pianeta. In questa intervista rilasciata nel dicembre del 99 al giornalista ricercatore messicano Daniel Muñoz, esprime nuovamente le sue convinzioni in merito. Oramai non si può più negare tutto, ma si deve affermare che qualche cosa di vero c'è sui cosiddetti fenomeni di cui si interessa l'ufologia, eccetera. Quando ovviamente si parla di dischi volanti o altri nomi che vengono dati, è ovvio che l'argomento va subito e va senz'altro se si tratta di veri dischi volanti come si intendono nella ufologia, va subito a qualcuno che deve o guidarli dentro oppure anche a distanza, non so, certo con un progresso che ancora ci è ignoto. E ammesso questo, appunto, si può pensare che hanno una scienza superiore, hanno fatto maggiori progressi di noi, anche la critica più severa oramai non può esaurire tutte le testimonianze che ci sono circa sia gli avvistamenti e circa i cosiddetti fenomeni contattisti, di quelli che hanno contatto con extraterrestri. E come anche questo va ammesso ormai, i contattisti, non è che no, tutti sono dei fanatici, no. È fuori da un ragionamento, dal buon senso, dal senso comune, pensare che tutti quelli che sono i cosiddetti avvistamenti, eccetera, siano tutte fandonie, suggestione, psichiatria, e oppure siano anche armi segrete. Sì, certo, la prudenza deve essere grande, ma insomma oramai il buon senso dice che anche la critica più severa non può esaurire la moltitudine crescente. Poi se si parla, ma da chi è costituita questa moltitudine? Ma non solo dalla gente comune, ma ci sono scienziati. Ci sono persone colte, ancora più di scienziati, per fare una graduatoria, ci sono persone colte. Astronauti anche. Ci sono conduttori, piloti di aerei particolari che volano molto in alto, eccetera, che raccontano quello che hanno veduto. E tra le persone colte, scienziati, ancora più a ragione tra quelli che hanno visto, erano increduli, sono partiti senza credere questo, anche loro dicevano fandonie, eccetera, e poi si sono ricreduti. E questo è un peso che deve essere appunto considerato nell'affermazione che dico io, che ormai è il senso comune, che ci dice che qualcosa di vero ci deve essere. Non è tutta una fandonia e non tutto si esaurisse in fenomeni atmosferici, non tutto si esaurisse in armi segrete. Dunque, non solo è possibile, ma è anche verosimile. La verosomiglianza è dovuta al fatto, anzitutto, perché qui farò due considerazioni, è dovuta al fatto che tra noi, quali sono gli esseri esistenti? Siamo noi, gli angeli e Dio. Noi vivi o defunti? Cioè, noi composti di anime e di corpo, di materia e spirito, gli angeli, che sono solo spirito, e i defunti, che si chiamano spiriti separati. Ma è possibile che tra noi, esseri composti di anime e di corpo, e tra gli angeli, che sono solo spirito, solo anima diremmo, ma sono solo spirito, ecco, ma è possibile che non ci siano altri esseri, che io li vedrei intermedi tra noi e gli angeli? Possibile che non ci siano altri esseri, i quali esseri, in altri mondi,
in altri pianeti, altri esseri che sempre saranno composti di spirito e materia, ma in una condizione diversa dalla nostra. Magari che sentono a parità la tendenza verso il male e il bene. Addirittura magari altri ancora, perché non è detto che ci sia solo un tipo di essere, io penso che ce ne saranno tanti di questi esseri in altri mondi, e magari ce ne siano ancora di quelli che addirittura sentono più facilità a fare il bene che a fare il male. Se questi esseri sono superiori a noi in questa unione tra anima e corpo, cioè un'anima più libera di agire, non influenzata come la nostra al punto che di per sé l'uomo, persone, più portato al male che al bene. Se sono superiori a noi, possiamo pensare, ecco perché è augurabile, che ci aiutino, ma ci aiutino nel campo della spiritualità, nel divenire più buoni. Ho potuto trovare queste due testimonianze di Padre Pio in un libro che è intitolato Così parlò Padre Pio. Certi dettagli glieli dirò a lei. Dunque, gli fu chiesto: Padre, dicono che negli altri pianeti ci sono creature di Dio. Risposta di Padre Pio. Lo leggo perché qui è bene proprio citare la parola testuale. E che vorresti che non ci fossero? Che l'onnipotenza di Dio si limitasse al piccolo pianeta Terra? E che vorresti che non ci fossero altre creature che amano il Signore? Ecco il santo. Un'altra domanda. Padre, ho pensato che la Terra è un niente di fronte agli astri e a tutti gli altri pianeti. Risposta di Padre Pio. Eh sì, e noi, usciti dalla Terra, siamo un nulla. Il Signore non avrà certo ristretto la sua gloria a questo piccolo pianeta. E prosegue. In altri ci saranno degli esseri che non avranno peccato come noi.